Esaminiamo questa frase. Questi popoli hanno vari aspetti in comune, ma hanno anche tante differenze. Apparentemente una frase innocua, in realtà contiene due errori, errori lievi, ma comunque significativi. Innanzitutto, la ripetizione, per ben due volte, del verbo avere. È il primo errore. Il secondo è l'uso di avere, che è un verbo generico, come dare, fare, dire, eccetera. Il nostro autore ha commesso due improprietà lessicali, errori non gravi, certo, ma che denotano una conoscenza superficiale e sommaria della lingua madre. Ripeto le parole perché non ne conosco altre da usare come sinonimi e perché la mia conoscenza dell'italiano è misera. Quindi ripetizioni e uso di verbi generici sono due esempi di errori di lessico. Intorno al Mar Mediterraneo nascerono molte civiltà. L'errore, in questo caso, è la forma verbale nascerono. Nascerono è la forma sbagliata del passato remoto di nascere, che è nacquero. L'autore, sbagliando la forma, ha commesso un errore di morfologia, un errore che riguarda la forma grammaticale della parola, in questo caso la coniugazione della terza persona plurale del passato remoto, modo indicativo del verbo nascere. Gli errori di morfologia sono dunque gli errori che riguardano la forma grammaticale, non solo l'uso dei tempi, l'uso delle forme dei tempi verbali, ma anche dei pronomi, del plurale, del singolare, eccetera. L'altra protagonista è la principessa Sperelli, figlia del re dell'acciaio. La virgola tra il soggetto e il predicato, la virgola che abbiamo evidenziato in rosso, è un errore di interpunzione o punteggiatura. Ma l'autore ha commesso un altro errore di punteggiatura. Abituato com'è a scrivere messaggi su WhatsApp in 3 nanosecondi, si è dimenticato di chiudere la frase con un punto fermo, convinto che il punto fermo alla fine di un testo breve o lungo che sia sia un segno di disappunto o di maleducazione. Beh, non è così. Dimenticare il punto fermo alla fine della frase è un errore di punteggiatura. Che cos'è la punteggiatura? Immaginate una città senza segnali stradali che indichino gli stop, le precedenze, il divieto di transito, di passaggio. Sarebbe un bel caos. Immaginate un testo senza virgole, senza punti e virgola, senza due punti. Chi ci capirebbe qualcosa? Ecco, la punteggiatura è l'insieme dei segni che segnalano le pause fondamentali del discorso e che consentono al lettore di comprendere il testo nella sua globalità. Nella frase che abbiamo visto non è necessario indicare una pausa tra il soggetto e il predicato, ma è invece necessario indicare la pausa alla fine della frase.